Vorrebbe essere innanzitutto un invito a porre uno sguardo diverso sulla fragilità. Gesù viene esattamente ad assumere a far propria quella fragilità che normalmente noi facciamo fatica ad accogliere, ma che ci appartiene. E quindi dentro all'esperienza della fragilità è possibile incontrare il Dio con noi, non da un'altra parte. Ed è uno sguardo, forse un invito a guardare in maniera particolare il tempo che viviamo, rispetto al quale questa fragilità si manifesta in molte forme, in noi, ma anche all'esterno di noi. Beh, sono molti, diciamo, molte le attese, se devo guardare la mia come vescovo, di un incontro con le comunità pastorali, quindi con le comunità cristiane. Iniziare la visita pastorale credo sarà un tempo, sicuramente per me, ma immagino anche per la diocesi, un tempo di grandi opportunità. Se guardo più in là, ecco, nell'orizzonte più grande del mondo, credo che la speranza di luoghi di pace sia la speranza che ci accomuna un po' tutti, perché è una situazione che è veramente assurda. È insensata la guerra sempre, ma in alcuni contesti lo è in modo più palese, più evidente, perché là dove c'è distruzione non si può costruire la pace. E credo che i segnali che oggi abbiamo sotto gli occhi ci dicano proprio questo, della urgenza di mettere fine a queste distruzioni che non sono assolutamente portatrici di vita, ma di morte.